Ciao amici! Un supereroe che passeggia con una padella, un nonno che attacca una banda di teppisti oppure un volontario che salva una donna dall'annegamento. Ecco 10 veri supereroi filmati dalle telecamere. In televisione i supereroi portano mantelli, travestimenti, armi da combattimento, ma nella vita reale è un'altra storia. Una serata di Halloween in Florida, un fan del famoso gioco PUBG Mobile, di 31 anni, si recava a una festa tra amici, vestito con un travestimento in omaggio all'eroe del gioco. Molto deciso a passare un'ottima serata con i suoi amici, Jeffrey Dweller camminava in direzione della casa di uno dei suoi amici, sventolando una padella in una delle sue mani. Sì, una vera. Vedi, non si manca di immaginazione. Quando all'improvviso Jeffrey Dweller sentì le urla di Eric Holland provenienti dalla via perpendicolare a quella dove si trovava lui, un uomo che si faceva attaccare da un ladro. Quest'ultimo aveva preparato la sua mossa in precedenza, aveva staccato la bici della vittima con l'aiuto di tenaglie e si era dato alla fuga utilizzando l'oggetto del suo furto. Vedendo che il ladro veniva verso di lui, Jeffrey non ci pensò a lungo prima di intercettarlo ed assettargli un colpo magistrale di padella sulla testa. Quest'ultimo, stordito, cade immediatamente per terra a causa dello shock. Eh sì, un colpo di padella farà molto male. Beh, sembra che la padella non sia più in un buonissimo stato, ma la cosa principale è quella che Jeffrey abbia potuto recuperare la bici della vittima e bloccarlo a terra. Jeffrey ha quindi potuto raggiungere i suoi amici e godersi il resto di una serata incredibile, con un aneddoto succoso da raccontar loro. L'uomo di 31 anni, il quale è diventato un grande eroe nella sua città, ha potuto sfruttare almeno per una volta i suoi talenti da grande giocatore di PUBG. Il 3 aprile 2018 un americano rispondente al nome di Bill era in piedi davanti alla porta di una biblioteca di West Columbus. Nelle immagini, l'uomo aspettava serenamente che sua figlia uscisse dalla struttura. Quando all'improvviso Bill sentì le sirene della polizia suonare ed avvicinarsi a lui, allora guardò intorno a lui e si rese conto che un uomo corresse verso di lui, seguito da un branco di poliziotti armati che tentavano di fermarlo. Allora Bill capì subito che l'uomo tentava di fuggire e che avesse già un vantaggio in confronto le forze dell'ordine. Vedendo che il delinquente si avvicinava sempre di più, Bill tentò un colpo da maestro. Tese una gamba all'indietro proprio nel momento in cui il teppista passava dietro di sé. Allora il criminale inciampò e cadde immediatamente per terra, il che diede ampiamente il tempo alla polizia di procedere all'arresto. Nel giro di qualche secondo, Bill è diventato un vero supereroe, anche se avrebbe benissimo potuto ricevere un proiettile vagante nel corso dell'alterco. Infatti, il criminale di 18 anni era armato in quel momento di una pistola di tipo Glock 9mm con un caricatore capiente di alta capacità contenente 29 cartucce. Bill è stato molto elogiato per il suo gesto di coraggio, che ha sicuramente salvato la vita di molte altre persone. In Inghilterra, nella città di Caterham, James Rowley, un uomo di 35 anni che esercita la professione di lavavetri, un giorno si è reso conto che il fondo del suo furgoncino fosse diventato malandato e che senza un prestito finanziario per ripararlo, la sua azienda sarebbe fallita. Allora ha deciso di andare a chiedere un prestito in banca. Nel video, James Rowley era in piedi vicino al banco mentre parlava con la banchiera, negoziando la possibilità di avere un prestito, quando all'improvviso venne interrotto da una persona, completamente vestita di nero e indossante un casco da motociclista sulla testa per far sì che non venisse riconosciuta. Andrew Fernandez, il suo nome, ha fatto l'irruzione brandendo un'arma da fuoco verso Rowley e la banchiera. Rowley, essendosi reso conto che l'arma fosse finta, non ha battuto ciglio e ha chiesto al rapinatore di andarsene. Con queste parole il ladro è tornato indietro e ha tentato di darsi alla fuga sulla bici di James. Quest'ultimo, invece, ha deciso di lanciarsi all'inseguimento del delinquente. James ha alla fine preso il rapinatore e lo ha trattenuto aspettando l'arrivo della polizia. Il ladro è stato incarcerato al carcere di Kingston. C'è mancato poco perché era sull'orlo di fuggire. Invece, James Rowley è stato acclamato per il suo coraggio ed è stato persino elogiato dal capo della polizia in persona. Meglio ancora, Rowley ha potuto ottenere un prestito di 2.500 euro da parte della società di prestiti Amigo Loans perché, nonostante il suo gesto eroico, la banca aveva rifiutato la sua richiesta. Al giorno d'oggi, questo capo d'azienda non ha soltanto rinnovato il suo furgoncino, ma oltre a ciò ha un riconoscimento ufficiale che attesta il suo coraggio. Due per il prezzo di uno.
Dennis O'Connor è un nonno come gli altri, benevolo e appassionato, ma questo nonno di 86 anni ha qualcosa in più, è un vero supereroe. Una sera Dennis era seduto al banco del Bar One Racing a Glenmere, nella città di Cork, in Irlanda, accompagnato dal suo amico Tim Murphy, il proprietario del locale. I due uomini chiacchieravano davanti a un bicchiere, scordando completamente che la notte fosse propizia ai reati e che i malfattori se ne approfittassero solitamente per attaccare i più deboli rispetto loro, soprattutto quando questi ultimi sono leggermente ubriachi. Ma quella sera i delinquenti erano cascati male. Mentre parlavano appoggiati al banco del bar, un gruppo di giovani teppisti, armati di fucili e martelli, ha fatto irruzione dalla porta d'ingresso e ha iniziato ad aggredirli. Senza pensarci, Denix, ex montatore meccanico in pensione, ha attaccato uno dei teppisti mentre Tim Murphy si è occupato dell'altro. Non è fuggito, non si è nascosto, l'unico riflesso è stato quello che ha avuto vedendo il fucile puntato su di sé, prendere una sedia e tentare di stendere uno dei teppisti. Il nonno, molto in forma, ha avuto un coraggio da leoni, anzi, ha deciso di condurre il combattimento fino alla fine. I ladri, che avevano come obiettivo di portar via il bottino della cassa, si sono ritirati immediatamente, vedendo questo nonno con i superpoteri. Nonostante la sua età, Dennis ha avuto la meglio sui ladri, che hanno velocemente lasciato il locale. E infatti, si è potuto confrontarsi con loro, e perché Dennis, dall'alto dei suoi 86 anni, si allena in una palestra, fa nuoto 4 volte a settimana e cammina molti chilometri al giorno. Anche se per lui era evidente prestar soccorso al suo amico, Dennis ha rischiato la sua vita. Una rissa di questo genere finisce male solitamente. Oggi Dennis è riconosciuto come un vero eroe. Tutti sono orgogliosi di ciò che ha fatto, soprattutto perché non è tutti i giorni che un uomo di quell'età ha la meglio su ragazzi giovani di 20 anni. Hayley Broillet è una donna anziana comune che vive a Denham Springs in Louisiana, negli Stati Uniti. Ogni giorno, accompagnata dal suo cane Sassy, Hayley esce a fare la spesa, ma nell'agosto 2016 la donna anziana ha avuto la pessima idea di mettere il naso fuori di casa mentre tutta la regione veniva colpita da fortissime inondazioni. La signora Broillet era uscita dall'ospedale la mattina stessa dopo essere stata curata per una malattia renale. Quel giorno la donna anziana aveva preso in prestito il furgoncino di un amico per recarsi in farmacia, quando si ritrovò intrappolata dalle acque in piena. Più passava il tempo, più il furgoncino si faceva inghiottire fino a sprofondare completamente sotto le acque agitate. David Fung, un volontario della Croce Rossa, avendo vistolo da lontano, decise di sfidare il pericolo e lanciarsi al suo soccorso a bordo della scialuppa di salvataggio. Arrivato sul posto in cui il furgoncino era scomparso, David, accompagnato dalla sua squadra, ha iniziato a cercarla. Dopo qualche secondo riuscì a spezzare il vetro del veicolo, a tuffarsi in acqua per estirpare la vittima di 53 anni, così come il suo cane. La signora Broillet era in quel momento semi-incosciente, visto che aveva trascorso più di una ventina di secondi sotto l'acqua. Dopodiché, David piazzò la vittima sulla scialuppa di salvataggio per far sì che la sua squadra potesse metterla al sicuro. Qualche giorno dopo, la donna anziana entrò in contatto con il suo salvatore, che ringraziò calorosamente e che chiamò il suo angelo. Ecco cosa insegnerà ad Hayley a non avventurarsi fuori quando ci sono inondazioni. L'uomo che vedi qui è un acrobata professionista. Di piroette in aria e di salti mortali se ne intende. Su queste immagini l'acrobata tentava di impressionare la folla che lo guardava con ammirazione, interpellando una serie di backflip, salti all'indietro, che richiedono destrezza, agilità e un occhio acuto. Ma alcune volte succede persino alle persone esperte di fare passi falsi nella loro disciplina e ciò può risultare molto grave. Mentre era in piena esibizione sotto gli occhi stupiti degli spettatori, l'acrobata, che colleziona le piroette alla cieca, ha realizzato il suo ultimo salto, senza stare attento a una roccia enorme appuntita sulla quale avrebbe inevitabilmente atterrato, ma questo senza contare sul gesto lodevole di un ragazzo che in quel momento assisteva allo spettacolo e che ha avuto il riflesso incredibile di spingere l'acrobata all'ultimo momento, in modo che atterrasse altrove che sulla roccia. Scioccato da ciò che avrebbe potuto succedergli, l'acrobata non ci credeva, aveva appena sfiorato un'emiplegia, visto che avrebbe ricevuto il colpo direttamente sul cranio. Alleviato, l'acrobata ha riacquistato la ragione e ha calorosamente ringraziato il suo salvatore. D'ora in poi calcolerà meglio i suoi viaggi e starà più attento a dove metterà i piedi e anche la testa. Forse si dovrebbe insegnare alle forze dell'ordine che i rapimenti possono esistere sia nella vita reale che nella finzione. Questo soldato russo era come al solito fedele al posto. Mentre pattugliava per strada, l'uomo si imbatté faccia a faccia con una scena incredibile. Infatti vide un uomo vestito con una divisa da soldato che prendeva in ostaggio una donna. A causa di un errore di valutazione, il soldato russo si è allora immediatamente lanciato sul presunto aggressore per buttarlo violentemente a terra. Vedendo la scena, un'intera truppa
troupe cinematografica fece nello stesso momento irruzione per segnalare al soldato che si trattava solo di una scena recitata e non di un vero rapimento. Per fortuna la troupe cinematografica ha reagito velocemente, altrimenti il soldato avrebbe senza dubbio ferito il povero attore. Il soldato, che finì per rendersi conto di aver appena fatto un'enorme sciocchezza, lasciò andare l'attore prima di tornare al lavoro. Ovviamente, se la scena fosse stata vera, il soldato sarebbe sicuramente stato elogiato per l'atto di coraggio che aveva dimostrato. Allora, cosa pensi di questi supereroi della vita reale? Quale ti ha impressionato di più? Dicci cosa ne pensi nei commenti. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!